Allora, diamo gli score finali della giornata. In termini di sazietà, un bel 8 su 10, sono veramente piacevolmente colpito. In termini di energia durante la giornata e performance in palestra, 5 su 10. In termini di pump, anche questo 5 su 10. Sostenibilità, un 6 su 10, quindi penso che un overall di 7 su 10 per questa giornata low carb. Iniziamo. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Come avete visto dal titolo, questo sarà un giorno in cui mangio low carb. Provo a restare sotto i 100 grammi di carboidrati, che per alcuni di voi ovviamente se fate chetogenica non è low carb, però per me che di solito mangio intorno ai 250 grammi di carboidrati anche a dieta, oggi ho deciso di fare questa giornata low carb. Per quale motivo? Diciamo che da 2-3 giorni che mi sveglio, nonostante sto a dieta, nonostante io stia colpendo le calorie, 2000-2100 calorie, i miei carboidrati rimangono abbastanza alti. Con ogni grammo di glicogeno che va a rifornire i muscoli, praticamente vengono 3-4 grammi di acqua. In teoria l'idea sarebbe, se tu anche mantenendo gli stessi macronutrienti, le stesse calorie, diminuisci i carboidrati a favore dei grassi, dovresti notare sia una perdita di peso, proprio perché perdi glicogeno, perdi carboidrati e perdi acqua, quindi il peso dovrebbe scendere, e in più dovresti arrivare a una definizione un pochino maggiore. Quindi oggi è un esperimento. Questo diciamo che è una delle tecniche che uno farebbe in un peak week, quando fa una settimana prima di fare una competizione o prima di un evento, quindi in realtà dura una settimana, ma io voglio solamente fare un test sulla telecamera e vi voglio portare con me, così vediamo insieme se funziona oppure non funziona. Detto questo, mi raccomando, se vi piace il video lasciateci un bel like e godetevelo. Ok, allora raga, pesiamoci. Pensate che ho la telecamera, come vedete 75,1 tenendo la telecamera, un physique check. Ricordate che questo è con zero pump. Intenzione. E niente, voglio un po' vedere se domani cambia qualcosa dopo questa giornata low carb. Mi permetto di mangiare frutta e verdura principalmente, quindi i carboidrati derivano da quelli, però sarà soprattutto fibra. Provo a non scegliere, a non mangiare nessuna fonte diciamo primaria di carboidrati, che possa essere la pasta, il riso, il pane, queste cose qua. È un esperimento, vediamo come va, vediamo insieme i risultati. Ragazzi, eccoci col pasto pre-workout, nonché il mio primo pasto della giornata. Qua c'ho un caffè col ghiaccio e qua, come vi ho accennato prima, mi faccio due albicocche, dato che almeno un pochino di carboidrati li voglio pre-workout. 50-60 grammi di fesa di tacchino. Quindi questo è il primo pasto della giornata, almeno per avere qualcosa che mi riempie e che mi dia un pochino di energie per l'allenamento. Ma ragazzi, sono senza energie veramente. Sti zero carboidrati si fanno sentire. Lo scoop intero. Ok raga, abbiamo appena finito l'allenamento, io sarò sincero, ho veramente zero energie. Abbiamo anche fatto 20 minuti di cardio, solamente un po' di camminata in pendenza per bruciare un altro po' di calorie. Mi sembra di bruciare 200 calorie. C'ho una fame assoluta, la mia energia sta a zero e non posso mangiare carboidrati. Anche adesso avete visto il physique update lì, però c'ho una fame. Vediamo che ci mangiamo, dai. Passo post workout. Ho pensato di dirvi proprio adesso, nel momento in cui mi sto sentendo di merda, devo dire. Ovviamente non è tutto dovuto ai carboidrati bassi oggi, ma è da oltre 2 mesi che sto a dieta, quindi comunque calorie basse chiaramente influiscono. E oggi in più zero carboidrati, mi sto veramente sentendo non il massimo. Sto anche rompendo le balle a Ede qua, poverina, che deve supportarti. Mi deve supportare. Comunque, sono le 6:30. Io ho fatto solo il pasto di prima che avete visto, il pre-workout. Siamo passati al supermercato a comprarci qualcosa, dato che devo rimpiazzare i carbo con i grassi. Un po' di prosciutto crudo e qua un po' di fesa di tacchino, pallone, che sono andato a comprarmi, li ho presi solo perché erano scontati. Un avocado che magari mi faccio più tardi, anche delle bellissime ciliegie. E anche dopo mi sa che mi faccio delle uova. Ci siamo. Allora, ecco il pasto post-workout, una fame assurda, raga. Qua ci abbiamo un finocchio, ci abbiamo 10 ciliegie, anzi non ne so contare, 1, 2, 3, 11 ciliegie. Abbiamo 200 grammi di melone e 50 grammi di prosciutto crudo. Voglio un pasto rapido e veloce, che c'è una fama assurda. Comunque la gente pensa che una dieta chetogenica vuol dire zero carboidrati, invece no, vuol dire comunque meno di 100 grammi effettivi. Mi sembra, non mi ricordo se era 40 o 70 grammi. Comunque la frutta, io comunque voglio essere sano, la frutta me la permetto per la giornata. Ecco una Coca-Cola
0 e penso che mi riprenderò da questo pasto. Allora ragazzi, i calorie attuali della giornata 3,50, che sono veramente pochissimi se considerate che sono, come vedete lì, le 6,40. 8 grammi di grassi, 44 carbo, 30 grammi di proteine. Questa è la cosa letteralmente assurda del low carb, oppure quando uno decide ad esempio di togliere tutti i carboidrati oppure di togliere tutti i grassi, che automaticamente iniziate a consumare molto meno calorie. Per questo motivo queste diete funzionano nel tempo è breve, giusto? Tu elimini tutti i carboidrati, quante volte lo sentivo, oppure elimini tutti gli zuccheri. Di conseguenza le scelte che dovete fare alimentari sono così ristrette che automaticamente vi mettono in un deficit calorico. Però è sempre quello, sempre il deficit calorico che vi fa perdere peso, e se ottimizzate i macronutrienti e andate in palestra, allora vi fa perdere grasso e riuscite a ottimizzare la composizione corporea, comunque migliorarla. Però uno deve pensare a una strategia a lungo termine quando si mette a dieta. Questo è sostenibile? Quanto tempo posso andare avanti a fare senza pane, senza nessun tipo di fonte di carboidrati, senza pasta, a niente? È lì che diventa difficile. Non c'è una soluzione a breve termine. Non è che se in una giornata zero carboidrati domani state benissimo, no ragazzi, perché non è sostenibile a lungo termine, ok? Questo è un esperimento, ci tenevo a dirvelo. Se state guardando e vi state chiedendo posso dimagrire anch'io togliendo tutti i carboidrati, questo ci tenevo a dirvelo. Ragazzi, prossimo passo, mi sto preparando qua il guacamole, solamente un po' di avocado con una goccia di limone e del sale, e qua invece mi sto facendo 4 uova. Ed eccoci con il nostro piattino. Sapete cosa ci starebbe bene? Secondo me una bella fettina di pane oppure dei crostini integrali. Ah no, niente carboidrati oggi. Questa è una bomba di grassi, metto i macro in questo momento sullo schermo. Non è che perdete più peso se fate low carb, non è quella la cosa, è che visivamente avete meno acqua che mantenete nel corpo, giusto? Quindi magari se avete un po' l'addome appannato e sostituite, diminuite per una giornata i carboidrati e invece aumentate i grassi, potreste svegliarvi e notate che siete più definiti. Ma in termini di peso, a parità di calorie, a parità di proteine, in una dieta non sembrerebbe che ci siano differenze né in un gruppo che fa low carb né in un gruppo che fa low fat. Si perde esattamente la stessa quantità di peso e si mette sulla stessa quantità di massa muscolare. Ragazzi, pasto che più low carb di questo non ci può stare, uno in vetro, petrioli e un pomodoro intero. Veramente questa dieta sembra un po'... non sembra buono, ma aspettate il prossimo pasto, guardate che bomba. Il prossimo pasto abbiamo deciso di farci le protein pancakes. Abbiamo qua 2 uova, proteine impact whey al gusto natural chocolate di My Protein, un goccio di latte qua e ci abbiamo anche del cacao. Queste saranno veramente le pancake proteici più proteici che avete mai visto, perché non ci stanno carboidrati. Vediamo come escono, dai. Ci abbiamo il coperchio. Allora, è tutto sponsorizzato dalle proteine My Protein, come vedete qua. Allora, vediamo un po' come sono uscite. How does it taste? Buona, buonissima. Sì? Sì, il cacao sopra cambia tutto. E questo è il nostro pancake a zero carbo, raga. DJ Pump the Low End. Eccoci qua la mattina dopo con il weigh in, 74.2 kg come avete visto lì, ed ecco il physique update. Quindi siamo scesi di 1 kg, adesso lo metto in paragone con quello di ieri, mi sento un tantino più asciugato qua a destra, ovviamente dopo i carbo, però anche un pochino più vuoto. Si vede, secondo me, sui fianchi si nota di più. Comunque ho deciso anche di farvi vedere ovviamente post allenamento, quindi il giorno dopo è stato un bel push day, come vedete qua. Questo è il dumbbell row, ragazzi. Ricordatevi, quando vi allenate sempre controllate il peso, mi raccomando. Non è il peso che vi deve controllare. Ed eccoci con il physique update. DJ Pump the Low End. Ragazzi, ditemi voi se vedete qualsiasi differenza di questa giornata, direi low carb, non totalmente zero carb, probabilmente zero zuccheri aggiunti, solamente frutta come fonte di carboidrato, frutta e verdura. Fatemi sapere voi se vedete le differenze. Può essere che se non le vediamo così tanto, magari dovrei continuarlo per 3 giorni, 7 giorni. Se volete un video in cui vi spiego le strategie del peak week, ovvero della settimana che fanno anche i competitor prima dei loro shows, in cui modificano i carboidrati, c'è chi modifica anche il sale, o comunque ondula il sale, ma
non ha senso, non ha senso. Se è fatto bene, semplicemente modificare la quota di carboidrati giornalieri in una settimana di peak week. Se siete interessati ne faccio un bel video, e magari lo testo anche su me stesso, vi porto un video, fatemi sapere nei commenti. Volevo innanzitutto dirvi che questa giornata low carb è stato un esperimento e mi sono trovato piacevolmente bene in termini di sazietà. Come ho detto all'inizio, un bel 8 su 10, cioè ieri ho finito a 1800. Potevo mangiare di più, ma ho deciso di non mangiare di più perché ero sazio. Penso che questo sia dovuto al volume alto di fibra, soprattutto tra frutta e verdura, e volume alto in generale, cioè un sacco di uova, un sacco di avocado, le protein pancakes, che diciamo, se mangiate delle fonti più ricche in carboidrati, ad esempio pasta, riso, pane, meno volume vi sentite meno sazi. Quindi su questo veramente colpidissimo, sono molto contento. Però voglio veramente ricordarvi che questa non è una soluzione, cioè non è che azzerando i carboidrati tutto riuscite a bruciare i grassi. Io sempre, ragazzi, vi dirò che la dieta flessibile è meglio. Per quale motivo? Perché con la dieta low carb, zero carb, è restrittiva, vi ponete dei limiti proprio psicologicamente, eliminando tutto un gruppo non fa molto bene. Cioè, pensate che se vi invita a cena un amico e fa la pasta, ah no, non posso, mangio solo il sugo perché la pasta. È proprio difficile far convivere una low carb con una vita normale, con la vita di tutti i giorni, con gli amici, con le cose da fare. Sicuramente c'è da dire che ci sono alcuni tra di noi, specialmente le ragazze, ho notato, che abbiamo una tolleranza minore ai carboidrati, si chiama carb intolerance. Allora, in questo caso magari favorire una dieta più alta in grassi, più bassa in carboidrati, può portare dei benefici non solo in termini psicologici ma anche proprio fisici, quindi vi gonfiate di meno, state meglio, avete più energie. Per me personalmente, vedendo come stanno andando gli allenamenti in queste giornate, il pump era veramente poco, ragazzi, cioè quasi inesistente. Questo mi fa pensare che comunque ho bisogno di un po' di carboidrati, e per questo motivo la mia scelta è comunque sempre una dieta equilibrata, una dieta sana, una dieta che include tutti gli alimenti come la dieta flessibile. Quindi importantissimo questo video, volevo farvi capire che sì, si può fare un giorno, si può fare 3 giorni, ma non è magica, ok? Parità di calorie, parità di proteine, se avete carbo alti o grassi alti o viceversa, è esattamente la stessa cosa sulla composizione corporea, è solo un fattore estetico. Se avete in mente di fare un evento, di fare una festa in piscina, così potreste provare a giocare un po' con i carboidrati. Però non voglio che diventi per nessuno una soluzione a lungo termine, perché non è così. Io vi ringrazio tantissimo, so che è stato un video abbastanza lungo. Se siete arrivati alla fine, ragazzi, cioè, grazie mille di tutto il supporto. Grazie a te veramente, perché siamo rimasti in pochi. E grazie a gente come te che il canale cresce. Ti chiedo di iscriverti, ma probabilmente l'hai fatto. Ti chiedo di lasciarci un like. Ti chiedo anche di vedere i miei programmi, se vuoi iniziare un programma veramente. Io li ho messi, ne ho fatti nel meglio delle mie abilità, no? Tutti basati sulla scienza, e per il costo veramente non ne trovate uno migliore. E lo provate e vedete se ottenete effettivamente i risultati. Mi farebbe molto piacere. Vi ringrazio tantissimo, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e ne volete altri, così vi faccio un po' più di challenge, anche un po' scientifiche. Grazie di tutto, veramente, grazie. Sono molto rilassato in questo momento, mi piace fare i video, mi piace portare i video perché stanno avendo un riscontro pazzesco e non potrei chiedere di meglio, veramente. Quando un creator alla fine ci metti così tanto tempo, lavoro, magari i video non piacciono a tutti, però in questo momento stanno andando bene, sono veramente felicissimo e posso solo ringraziare voi, quindi grazie mille del tempo che mi dedicate. Ciao, ragazzi.